Cari telespettatori di Toscana Sprint, le immagini che vedete bellissime sono della location di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, dove addirittura possiamo vedere il mare. Per il 22esimo trofeo Graziano Battistini e il 5° trofeo Pietro Ferrari, gara. Qui vediamo il castello di Malaspina, una bellissima location che il pedale sarzanese, la società che ha organizzato questa manifestazione riservata alla mountain bike cross country per le categorie dei giovanissimi, è riuscita a trovare una location bellissima al campo sportivo di Fosdinovo. Questa gara, che era intitolata a un ex atleta professionista degli anni 60, ovvero Graziano Battistini, quel Graziano Battistini che nel 1960, quando il suo capitano Gastone Nencini vinse il Tour de France, anche lui arrivò secondo, riuscendo anche a vincere la famosa tappa di Gap-Briançon, la tappa intitolata anche in ricordo di Fausto Coppi, quindi fu un tripudio italiano. Sono passati 60 anni da quel giorno. Intanto qui vediamo anche tutte le precauzioni che sono state prese per l'emergenza Covid. Dobbiamo dire che l'organizzazione aveva preso ogni tipo di precauzione per questa emergenza. Qui vediamo la riunione pre-gara con i vari direttori sportivi, abbiamo visto le mascherine, i braccialetti che avevano diversi colori, il colore giallo per gli addetti a delle squadre, il colore verde per gli addetti ai lavori, per la nostra truppa anche. Insomma, ogni dettaglio è stato curato dalla organizzazione del pedale sarzanese e anche in collaborazione con la società del gruppo sportivo Graziano Battistini, che ha voluto collaborare con questa società giovanile. Una società giovanile, noi ricordiamo, intanto qui vediamo anche che la promozione ciclismo, questa con il sindaco di Fosdinovo Camilla Bianchi, che ha dato il via in questo momento alla due ragazzini della promozione ciclismo, questa nuova disciplina che aiuta i bambini a prendere la bici in mano per la prima volta. Qui vediamo il percorso, era un bellissimo percorso anche molto tecnico nel circuito allestito all'interno del campo sportivo di Fosdinovo. Gli atleti che hanno preso il via erano Riccardo Galea del pedale fidentino e Gabriele Cutri del pedale sarzanese di casa. Dicevamo della società proprio di casa, il pedale sarzanese, che è tornata quest'anno dopo 17 anni a rifare attività con più di 40 giovanissimi nel giro di 8 mesi. Qui vediamo l'arrivo della promozione ciclismo, non proprio l'arrivo, anche se Riccardo Galea ha alzato il braccio in segno di vittoria, ma diciamo non c'erano premi speciali per la promozione ciclismo. Mentre è arrivato ora Gabriele Cutri, il pedale sarzanese ha voluto premiare tutti i ragazzi, chi consegnava il numero alla fine avrebbe avuto una medaglia, ma non solo, poi ovviamente ci sarebbero stati premi per i primi 5 di ogni categoria a parte, l'abbiamo detto, la promozione ciclismo. Qui sono i bambini della categoria G1 che si sono schierati, pronti alla partenza. Erano in 13 alla partenza dei 14 iscritti. Dicevamo proprio del pedale sarzanese, che ha più di, abbiamo visto prima le maglie, questa maglia dopo 17 anni tornati a fare attività giovanile con 40 iscritti nei giovanissimi. E soprattutto al fatto che per molti di loro, la maggior parte di loro, perché è nata di nuovo quest'anno, era la prima gara, quindi bravi a tutti. Qui vediamo, abbiamo visto la partenza della categoria G1, faceva un giro solo del percorso, erano, abbiamo detto, 13 i partenti in questa batteria, che si stanno un po' districando in questo percorso, abbiamo detto, molto tecnico. Noi dobbiamo anche dire l'impegno del comune, abbiamo visto prima Camilla Bianchi, ma anche l'assessore allo sport del comune di Fosdinovo Paolo Galeati, che insomma è un ex atleta, addirittura professionista, che sicuramente porta anche il nome di Fosdinovo in cose importanti come questa, perché la cosa più importante è fare. Intanto l'arrivo, abbiamo visto ora l'arrivo della categoria
G1, l'arrivo della categoria G1, eccoli qui, si stanno concludendo anche gli altri. La vittoria di Nicola Garsi della Bici Camogli Golfo Paradiso davanti a Andrea Fabbri del Borgonovo. È arrivato ora in questo momento in terza posizione Francesco Daia del pedale Sarzanese, quarto Edoardo Michelucci del pedale Sarzanese e quinto sempre del pedale Sarzanese Leonardo Coloretti, mentre nella compagine femminile a vincere è stata Martina Galia del pedale Fidentino davanti alla Sofia Bacci della ciclistica San Miniato Santa Croce. Questi sono gli arrivi dei primi cinque della compagine femminile. Dicevamo l'importanza dell'attività giovanile si è ripresa anche nei giovanissimi, riprenderà poi su strada anche la prossima settimana, mentre noi ricordiamo alcuni sponsor della gara come la Castellana, Albergo Ristorante Pizzeria, la Coccinella, Tomè Service, la Panificio Bertone, la Mille Sapori, l'Alimentare Il Borgo, la Bar Il Mulino, la Il Cherubini Bar, e intanto vediamo i ragazzi, i bambini della categoria G2 schierati, non folto il gruppo della categoria G2, sono solo 8 i partenti. Eccolo qui Camilla Bianchi che ha buttato giù la bandierina e ha fatto, dato il via ufficiale alla batteria dei G2 con due giri da percorrere a differenza della categoria G1. Qui vediamo ancora i bambini, si stavano districando, è stata una giornata di sole e anche di caldo, quindi anche per i bambini non è stato facile affrontare, anche se non c'era salita, non c'era, però comunque sia è stata fatica anche per loro. Qui vediamo le immagini alcune immagini della gara dei G2 che ha visto la partenza 8 atleti, sempre diversi atleti del pedale sarzanese, a cui dobbiamo ricordare che è stata la loro prima gara. Qui vediamo ancora però molto bella la location, perché nel passaggio vediamo dei vari atleti su questa rampa che è stata costruita, messa lì, vediamo sempre il castello di Malaspina in sottofondo. Vediamo ancora, si è stato il suono della campana, l'ultimo giro che va ad indicare l'ultimo giro, erano due giri da affrontare, erano solo due le ragazze in questa batteria, una del Velo Club Empoli, l'altra dell'Avis Prato Vecchio Bikes Works. Vediamo, lo ricordiamo, era il 22esimo trofeo Graziano Battistini, lo ricordiamo, sono passati 60 anni dalla vittoria di Gastone Nencini, ma anche sono passati 60 anni dal secondo posto di Graziano Battistini. Il gruppo sportivo Graziano Battistini ha voluto partecipare a questa giornata di festa di giovanissimi insieme al pedale, in collaborazione con il pedale sarzanese. Qui vediamo ancora le immagini dell'ultimo giro, tanti spettatori sugli spalti. Eccolo qui l'arrivo vittorioso di Luca Gregori della Cremonese. E in seconda posizione un atleta alla maglia di casa del pedale sarzanese di Daniele Nasti, che va a tagliare in seconda posizione. Poi vediamo i vari arrivi, c'è Niccolò Tammone del Velo Club Empoli in terza posizione e il compagno di squadra in quarta. Eccolo arrivare ora Francesco Conte, sempre del Velo Club Empoli. E arriva ora il quinto, sempre con la maglia della sarzanese, Luca Zambetta, che va a tagliare, è andato a tagliare il traguardo prima. Qui vediamo la vincitrice della compagine femminile, Giovanna Conte del Velo Club Empoli, e la seconda, la Stella Emily Soana dell'Avis Prato Vecchio Bikes Works, che è andata a tagliare il traguardo. Dicevamo, vedete, c'erano gli spalti, perché essendo un campo sportivo i genitori sono stati mandati sugli spalti, solo gli addetti ai lavori erano sul campo con i fotografi o i nostri operatori che hanno fatto le riprese, però sempre con le mascherine, anche i direttori sportivi si tenevano, diciamo, a parte nel pregara vicini, ma comunque sì, è stato fatto un bellissimo lavoro. Qui vediamo intanto schierarsi la batteria dei G3 che avrebbero dovuto fare tre giri. Tanti gli sponsor che hanno partecipato a voler, insomma, aiutare il pedale sarzanese a organizzare questa corsa, oltre al comune di Fosdinovo. Intanto di nuovo la bandierina a scacchi del sindaco Camilla Bianchi, che si abbassa per la partenza della terza batteria, la batteria dei G3. Una G3 più folta, la più folta del giorno, 16 partenti.
dei 19 iscritti, tante le maglie, la nuova maglia del pedale sarzanese, qui vediamo che ha preso la testa della corsa Mario Rifici del pedale sarzanese, che stava già spingendo per cercare di andare via. C'è stata una caduta, vediamo, niente di grave perché si è rialzato subito, stava cercando ora di riprendere il ritmo. L'importante è che non si sia fatto niente di male, abbiamo detto, del comune di Fosdinovo, oltre al comune ovviamente che ha voluto partecipare all'aiuto, a aiutare questa organizzazione. Qui sempre l'immagine del castello di Malaspina. Vediamo alle ultime due curve Mario Rifici del pedale sarzanese, al suo inseguimento l'atleta della bici Camogli Leonardo Barinetti, e poi via via altri atleti. È una coppia insieme a Berinetti, non siamo riusciti a capire di chi si trattasse alla sua ruota. Abbiamo detto dei vari sponsor che hanno partecipato, come la Brotini SPL, la pizzeria Il Selvatico di Fosdinovo, la Lunigas, Frantoio Moro, la Plurimax, la Smacca Abbigliamento, la Terenzuola, la trattoria Quinta Terra. Qui vediamo ancora il passaggio su questa pedana costruita apposta per dare un ostacolo a questi ragazzi. Vediamo che la testa della corsa è sempre formata da Mario Orifici, dietro sempre Berinetti insieme a un compagno, sembra della Costa Etrusca, almeno sembra così, non siamo riusciti a capire se si trattava di Fagiolino o di Turini, insieme, che sembra prendere un po' l'atleta della Costa Etrusca il vantaggio su Berinetti, che ora è un po' più affaticato ma continua a spingere forte invece. Problema per l'atleta della Costa Etrusca, abbiamo avuto questa l'impressione, dicevamo, di Orifici, che stava continuando a spingere per provare a aumentare il suo vantaggio. Tre giri erano da fare per questi atleti della categoria G3, come vedete il pubblico non è mancato assolutamente. Hanno voluto partecipare da tutta Italia, dall'Emilia Romagna e anche da giù. Mentre c'è stato già il suono della campana e purtroppo vediamo che cosa è successo. Si è evoluta la situazione perché ha avuto un problema in una curva Mario Rifici, che è stato poi rimontato. Intanto la vittoria che va a Berinetti della BC Camogli davanti a Boretti William Antonio della Bessi di Calenzano, terzo Libera Mario Maffei della Pian di Mommio, quarto Alessandro Turrini della Costa Etrusca e quinto proprio Mario Rifici del pedale sarzanese. Dobbiamo dire che ha avuto un problema su una curva, purtroppo è caduto e il suo vantaggio non gli è bastato per riuscire, poi ha dovuto riprendere il ritmo, era l'ultimo giro, quindi peccato veramente perché era alla portata di mano la vittoria, era sicuramente forse il più forte anche come gamba, però purtroppo la sfortuna a volte ci sta. Mentre nella compagine femminile a vincere è stata Alissa Di Girolamo della Costa Etrusca davanti a Selvaggia Bianchi del pedale sarzanese. Qui vediamo si stanno concludendo la batteria dei G3, mentre con le immagini siamo già passati alla batteria dei G4. Quattro giri da fare per loro, vediamo tante maglie da tutta Toscana, dalla Borgonovo Miglior, dalla Borgonovo, c'erano anche atleti della Vianova, quindi di provincia di Pistoia, atleti su, vediamo la maglia della San Miniato, atleti addirittura su dell'Emilia Romagna, quindi sono venuti da tutta Italia veramente, hanno voluto partecipare ed è importante anche curare la multidisciplinarietà. Qui vediamo una maglia che sia in tutte le specialità, le vediamo a livello giovanissimi, quella dell'Olimpia Valdarnese, che può vantare una scuola ciclismo di primo ordine. Qui ancora la bandierina che è alzata, abbassata ed è partita anche la batteria dei G4, si inizia a salire anche come giri, sono quattro giri da fare per loro, erano di più loro 17 i partenti, 16 partenti in questa batteria. Vediamo le prime battute di questa gara. A prendere la testa sembrava Daniele Fabbri della Borgonovo e dietro sembrava un atleta della Vianova, Antonio Scerone, che viaggiava al suo inseguimento, aver preso subito la testa della corsa. Vediamo, stiamo ancora
vedendo il primo giro per vedere come si andrà. Eccolo qui, come dicevamo, Fabbri con Cerone, sono loro due che hanno preso già dopo il primo giro un buon margine. Poi l'atleta della Olimpia Valdarnese, si trattava di, non abbiamo capito se si chiamava di Frosini o di Camisciotti, dovrebbe essere Riccardo Frosini dell'Olimpia Valdarnese in terza posizione da solo all'inseguimento della coppia al comando. Qui il passaggio su questa pedana dei vari atleti, un percorso ben curato con alcuni ostacoli come questo, come le scalette costruite con dei pancali. Diciamo c'è stato l'impegno da parte di tutte e due le società, sia dal pedale sarzanese sia dal gruppo sportivo dal gruppo sportivo Graziano Battistini, che ha aiutato proprio la società giovanile della sarzanese a organizzare questo evento. Intanto vediamo Antonio Cerone che ha preso la testa della corsa, sta cercando di forzare l'andatura per staccare Fabbri. In terza posizione dovrebbe essere sempre Frosini della Olimpia Valdarnese, quindi mentre la compagine femminile contava esattamente 4 atlete, quindi molto più rispetto alle altre, che di solito nelle altre batterie erano state solo 2, qui vediamo invece sono 4, quindi sarà più lottata anche la vittoria, per la vittoria della compagine femminile. Qui ancora le immagini del tracciato magari più guidato, qui vediamo che invece si è di nuovo cambiata la situazione in testa, si è portato Fabbri della formazione a Borgonovo in testa dietro Cerone, e qui sta passando ora Frosini della Olimpia Valdarnese in terza posizione. Poi vediamo che dietro una maglia della pedale sarzanese in quarta posizione, andiamo anche a identificarlo, si trattava di Lorenzo Vollero della pedale sarzanese in quarta posizione, stava insieme c'era Paoletti della Prato Vecchio. Suono della campana, c'è stato il suono della campana in questo momento, vediamo, eccolo qui, vediamo, eccolo lì, Fabbri con Cerone, si andranno a giocare loro la vittoria di questa batteria dei G4, vediamo come andrà. Ha cercato chi prende l'ultima curva da in testa, difficile che venga passato, ed è Fabbri che infatti riesce a sprintare molto bene, a vincere davanti a Antonio Cerone della Vianova. Terzo, vediamo, sta facendo l'ultima curva ora Riccardo Frosini, non glielo leverà nessuno, la terza posizione dell'Olimpia Valdarnese, va a sprintare per la terza posizione, è riuscito l'atleta della Prato Vecchio Filippo Paoletti a staccare Vollero, quindi quarto Paoletti della Prato Vecchio, quinto Lorenzo Vollero della pedale sarzanese. Qui invece l'arrivo della compagine femminile, sarebbe stata più lottata, l'avevamo detto, la vittoria di Bianca Santoni del pedale fidentino davanti alla compagna di squadra Viola Belicchi, sempre del pedale fidentino. Terza Sofia Manfucci della Mountain Bike Castrum Grotte di Castro, che arriva in questo momento, e quarta a questo punto Luna Sabatelli del pedale sarzanese. Qui vediamo ancora altri atleti che sono al passaggio, qui vediamo l'uso della mascherina, noi lo ricordiamo ancora, l'uso della mascherina è importante, non dimenticatelo in ogni manifestazione sportiva, di indossarle e di mantenere il metro di distanza. Mentre qui schierati sono gli atleti della batteria dei G5, loro, vediamo, si sono schierati, sono 12 partenti di questa batteria, faranno 5 giri del percorso. Eccola qui la bandierina che si abbassa anche per loro, 5 giri da percorrere quindi per questi atleti. Eccolo, vediamo, fanno la prima curva, chi passerà in testa, vediamo, sembra essere un atleta della Cremonese con dietro un atleta della Sarzanese,
dovrebbe essere Marco Gregori della Cremonese e dietro Paolo Rifici della pedale Sarzanese in seconda posizione. Poi dietro un atleta della BC Camogli, sembra essere Filippo Mercurio, vediamo. Sì, però non È stai lì a così puntare, Filippo Bettino. Mercurio della BC Camogli. Quindi la situazione al momento vede quindi in testa Marco Gregori della Cremonese davanti a Paolo Rifici della Sarzanese e poi Mercurio, Filippo Mercurio della BC Camogli. Qui ancora il passaggio e ora dovrebbe essersi concluso quasi per tutti gli atleti il primo giro di questa. Di questa batteria erano 5 giri da percorrere, 12 partenti, un po' meno rispetto a quella prima, mentre è cambiata in testa la situazione. A prendere la testa della corsa, ora siamo nel tratto più guidato del tracciato, è Paolo Rifici del pedale Sarzanese, è riuscito a saltare Gregori e si è portato, ha preso un po' di vantaggio, quindi sembra cavarsela bene. Un po' più di difficoltà per Gregori della Cremonese. Poi dietro, sempre maglia Camogli, dovrebbe essere Filippo Mercurio, che sta cercando di andare a riprendere Gregori, magari portare poi l'inseguimento su Orifici, che si sta veramente comportando bene. Vediamo questa scaletta formata da dei pancali, quindi anche l'ingegno degli organizzatori che hanno cercato di dare qualche stimolo anche a questi ragazzi per vedere anche chi sul guidato poteva essere più portato. Per ora è Paolo Rifici della pedale Sarzanese, che è l'atleta di casa, che sta veramente portando. Ecco, vediamo proprio qui il passaggio dalla pedana, neanche scende, lo affrontano proprio così, quindi sembra che se la cavi molto bene l'atleta del pedale Sarzanese sul guidato. Passa ora Gregori della Cremonese, poi è passato, è cambiata la terza posizione, non più una maglia della BC Camogli, ma della Ciclistica San Miniato Santa Croce. Si tratta di Daniele Bacci, che è passato in terza posizione. Mercurio è passato in quarta posizione. Vediamo ancora altri atleti che sono sul guidato. Qui vediamo le immagini ancora dell'atleta in testa, Paolo Rifici, che sta ancora nel tratto guidato. Ha preso un buon margine, un buon margine. Suo fratello nella G3, anche lui era vicinissimo alla vittoria. Purtroppo, proprio all'ultimo giro, una sfortuna ha impedito di vincere. Se no, a questo punto, se tutto va come dovrebbe andare e va a vincere, Paolo Rifici, poteva essere la doppietta in casa. Orifici primo per i fratelli, mentre qui vediamo il suono della campana. Paolo Orifici è passato in questo momento del pedale Sarzanese, un buon margine su Gregori della Cremonese. Poi passa Bacci della San Miniato Santa Croce in terza posizione, poi gli altri all'inseguimento. Vediamo come se riuscirà a mantenere quel vantaggio l'atleta del pedale Sarzanese. Ed è proprio così, sulla direzione d'arrivo. Le immagini fanno vedere la vittoria di Paolo Rifici, che va a conquistare la prima vittoria di giornata per il pedale Sarzanese davanti a Gregori, proprio della Cremonese. Terzo va a chiudere, vediamo, Bacci della Ciclistica San Miniato Santa Croce. Poi è arrivato ora Filippo Mercurio della BC Camogli. Vediamo la volata per il quinto posto, ma è in vantaggio l'atleta della San Miniato, Mattia Puccini, che va a vincere lo sprint con Leonardo Muricci della Olimpia Valdarnese, che chiude al sesto posto. Quindi qui vediamo ancora altri all'arrivo. Si chiude qui, mentre non c'era in questa batteria nessuna femmina, quindi nessuna ragazza, quindi non viene assegnato il premio per la batteria femminile. E qui invece con le immagini siamo passati allo schieramento dell'ultima batteria, quella dei G6. 6 giri da fare per loro. Erano 15 partenti su 20 iscritti, uno ha abdicato. Quindi abbiamo detto della categoria G5, che ha visto trionfare finalmente il pedale Sarzanese, e dicevamo prima che
della batteria G3. Purtroppo peccato per la famiglia Orifici, perché poteva avere la doppietta in casa, se non fosse stato che all'ultimo giro il fratello più piccolo ha avuto una sfortuna e si è portato a casa comunque un quarto posto buono. Qui la partenza dell'ultima batteria, la G6, che è partita. Noi vogliamo ricordare anche l'impegno dei vari sponsor che si sono presi per aiutare l'organizzazione di questo 22esimo trofeo Graziano Battistini e quinto premio Pietro Ferrari, come la Boat Service SRL, l'agenzia Massimo Pliccanti, la San Terenzio Legnami, la Lunigas, la Castellana Albergo Ristorante Pizzeria, la Coccinella, la Tome Service, la Electron, la ditta Damiano Rossi, la Frutta e Verdura da Robè. Mentre con le immagini siamo già nel vivo della corsa, c'è stato un problema all'ultima curva per un atleta che è dovuto scendere. Vedremo ora come andremo a... Dobbiamo dire, c'erano in questa batteria la compagine, mentre qui vediamo ancora le immagini bellissime davvero le immagini del Castello Malaspina di Fos di Novo. In questa batteria c'erano, nella G6 c'erano due ragazze, quindi la compagine femminile verrà assegnato il premio alla compagine femminile in questa batteria. Mentre qui siamo con le immagini, con la situazione che è andata a delinearsi con due atleti al comando. Si tratta di Giacomo Santoni, che è in prima posizione in questo momento del pedale fidentino, dietro di lui Andrea Bonciani dell'Olimpia Valdarnese. Passa ora in terza posizione Davide Nanni del gruppo sportivo Borgo Nuovo. Dietro sembra essere un atleta sempre del pedale fidentino in quarta posizione. Qui vediamo che Santoni ha preso un po' di margine, ma proprio poco nei confronti di Bonciani. Ma vediamo sul tracciato, sul guidato, è qui il problema. Magari per riuscire a tenere la ruota bisogna saperla guidare molto bene la bici. Questi ragazzi il prossimo anno saranno esordienti del primo anno, quindi chiaramente per loro è anche una cosa un po' più importante saper guidare bene la bicicletta. Si mantiene in terza posizione, abbiamo visto passare Davide Nanni della Borgo Novo. E poi c'è un quartetto, ma occhio perché stava per arrivare un altro, quindi poteva formarsi un quintetto all'inseguimento di Nanni, che però ha un buon margine sugli altri. Qui vediamo, passano molto bene sulla scalinata portata da quei pancali sia Santoni che Bonciani. Ora sono sulla rampa, ultime due curve, questa e poi l'ultima curva che li metterà. Suona la campana è passato ora in questo momento. Abbiamo visto Santoni con un po' di margine su Bonciani e poi Davide Nanni, mentre dietro si è un po' delineata, sta cercando di venire su. Abbiamo visto passare ora Tommaso Vanini dell'Olimpia Valdarnese e poi anche Leonardo Poggiali da Borgo Novo. È stata una giornata molto calda oggi per tutti i ragazzi, ancora atleti al passaggio, e qui invece la vittoria, l'arrivo vittorioso di Giacomo Santoni del pedale di fidentino davanti, eccolo lì Andrea Bonciani dell'Olimpia Valdarnese, eccola l'ultima curva anche Davide Nanni del Borgo Novo, che va a concludere in terza posizione. Occhio perché dietro è riuscito Poggiali, era in quinta, sesta posizione, è riuscito all'ultimo giro a passare gli altri compagni e a fare quarto posto. Quinto Tommaso Vanini dell'Olimpia Valdarnese, mentre nelle donne a vincere è stata Valentina Bravi del pedale fidentino davanti a Vittoria Fagiolini della Costa Etrusca. Per le squadre a vincere è stato il pedale fidentino per le vittorie, perché era a pari merito col pedale sarzanese, 4-1 le vittorie davanti alla Borgo Novo e alla Bici Camogli. Con queste immagini andiamo alle interviste di rito. Siamo con Camillo Bianchi, sindaco di Fos di Novo, qua oggi per una manifestazione bellissima, perché quando ci sono i bambini in pista è sempre una manifestazione bellissima. Sì, è stato un piacere ospitare questa manifestazione, ringrazio il pedale sarzanese che è l'organizzatore principale, ringrazio gli sponsor perché è davvero un piacere vedere dei bambini e dei ragazzi così, come dire, vogliosi di fare sport in un momento così difficile, perché poi in fondo è stato un atto coraggioso anche organizzare una gara, ecco, quindi grazie davvero a tutti.
Ecco, come diceva, non è facile organizzare di questi tempi, visto anche il problema che ci sono per gli organizzatori, ma per tutte le manifestazioni. Sì, non è facile. Io devo dire che in giunta ho una persona eccezionale, che è l'assessore allo sport Paola Gagliatti, che è una ex ciclista professionista, e quindi, come dire, è stata la prima a crederci, è quella che insomma è arrivata con la proposta e che insomma ci ha spinto giustamente per fare questa bella manifestazione. Quindi insomma abbiamo avuto ora ospiti bambini da molte parti d'Italia, abbiamo visto le squadre venivano da diverse regioni, quindi è un segno di rinascita e alla riaperta, con un'attenzione particolare a tutte le norme, perché hanno misurato temperatura, mascherine, quindi credo la gara sia stata fatta in sicurezza e in tranquillità, per cui tutto bene, ecco. Siamo qui con l'assessore allo sport del Comune di Fosdinovo, Paola Gagliatti. Insomma, oggi è una giornata bellissima, perché dopo un periodo così brutto che c'è stato, il lockdown e tutto, questi ragazzi sono potuti tornare a pedalare, e l'hanno fatto grazie a un'organizzazione come il Pedale Salzanese. Per noi è stata proprio una grande soddisfazione organizzare questo evento, proprio poi di bambini piccolini, di giovanissimi, che poi saranno il futuro del ciclismo. Giornata bellissima in un posto, in borgo incantevole, alle spalle abbiamo un castello che è bellissimo, del castello di Fosdinovo, e niente, più di così, speriamo di un altro anno di ritornare ad essere presenti tutti e di riorganizzare un evento così bello. Grazie a tutti, voglio ringraziare gli sponsor che hanno sostenuto questa manifestazione, tutta l'amministrazione comunale, gli organizzatori, Pedale Sarzanese e quant'altro. Ecco, te che hai corso in bici, poi soprattutto che sei anche assessore allo sport, in un momento come questo quanto è difficile per organizzare delle corse? È molto difficile, perché ovviamente bisogna tenersi poi a tutte quelle che sono le regole del Covid, e quindi un po' più di fatica l'abbiamo fatta, però siamo riusciti a fare per il meglio, insomma, cercare di non far mancare niente, mascherine, tutto quello che serviva, gel, abbiamo misurato la febbre, quindi è stata fatta tutto nella miglior correttezza. Siamo con Fabrizio Minuciani, vicepresidente del gruppo sportivo intitolato a Battistini. Oggi e quest'anno era il 60° anno della vittoria di Gastone Nencini. Si è fatto un grande ricordo di lui, ma ricordiamoci che seconda arrivò Battistini. E oggi è il 22° trofeo intitolato a lui, ed è bellissimo averlo fatto per i ragazzini. Sì, purtroppo a causa del coronavirus abbiamo dovuto farlo per i ragazzini. Di solito noi ospitavamo una tappa del Giro della Lunigiana, ma quest'anno purtroppo è stato cancellato, però devo dire che dal risultato è veramente interessante, ha portato un sacco di gente, ho visto tanto entusiasmo e siamo molto contenti di come è andato, diciamo, l'evento. Speriamo che quest'altrano torni qualcosa di normale e magari facciamo uno e l'altro, ce lo auguriamo. Ringrazio tutti gli sponsor che ci assistono sempre, in prima fila la Lunigas, Brottini, e l'Olio Moro e Smac Abbigliamento. Grazie a tutti e arrivederci a quest'altrano. Siamo con Iva Stagnali, uno degli organizzatori, con la maglia poi oggi del Pedale Sarzanese, accanto a te hai la tua consorte. Oggi è stata una giornata che, l'abbiamo detto con tutti gli ospiti prima, riuscitissima, con un caldo così, dopo il lockdown, farlo poi per questi bambini, per cui avete tantissimi tesserati tra l'altro, è ancora meglio. Ma guarda, oggi secondo me è una vittoria e questa gara rappresenta diciamo tante cose, perché intanto noi, sia come società ma anche me come persona, erano tantissimi anni che non riorganizzavamo gare. Quindi qua a Fosdinovo io ho organizzato gare di mountain bike in passato e sono passati tantissimi anni. Quindi questo è il primo significato. Il secondo, la ripartenza dopo il Covid. Quindi rifare una gara di giovanissimi per fare un po' ridivertire questi bimbi come senso di ripartenza. E comunque io mi ero studiato un po' la normativa Covid. Non è proprio impossibile fare le gare. Io sono anche sponsor della società, sono nel mondo dei concerti e avevo visto che comunque le gare si possono fare. Bisogna essere precisi, bisogna rispettare e trovare gli impianti giusti, come il campo sportivo di Fosdinovo. E arriviamo al terzo motivo. C'era quello di rifare qualcosa a Fosdinovo, mio paese natale, ma poi ho trovato tantissimo entusiasmo dall'assessore al sindaco, dal gruppo Battistini, dai commercianti del paese. Quando siamo passati gli abbiamo detto che volevamo fare la gara, tutti disponibili, da chi gestisce il campo.
Cioè, quando comunque tu cominci a organizzare una gara e tutti ti dicono una bella idea, c'è anche un pochettino più di soddisfazione. Chiaramente è stato faticoso. E in più c'è anche da dire che secondo me il posto si presta molto d'estate, questo paese diciamo medievale con il castello, quindi siamo contenti. La partecipazione, c'erano 100 bimbi di 19 società, 5 regioni, quindi anche lì siamo contenti, l'abbiamo gestita bene. Ecco, te l'hai voluto richiamare, io ti dico che è stata una bellissima manifestazione in un borgo bellissimo, perché poi dal campo si vedeva perfettamente il castello, quindi già vi fa onore il fatto di aver avuto, non tantissimo, ma avete avuto da tutte le regioni, hai detto te, quindi è già bellissimo, poi in un posto come questo non è facile. Sì, noi sapevamo che sarebbero venuti anche da altre regioni e quindi abbiamo detto facciamola anche per far conoscere questo borgo. Poi volevo anche ringraziare anche il presidente del pedale sarzanese Carlo Bianchi, che lui ci ha creduto anche lui fino alla fine, non eravamo in molti a crederci, ma lui ci ha creduto, poi anche tutti gli altri, da Taddei del Comitato Provinciale Spezzino, da altri collaboratori, Maurizio, Andrea, Angelo, Matteo, tutti gli altri, Salvatore, diciamo che ci hanno un po' tutti creduto e ci siamo messi insieme. E in 10 giorni esatti, perché la gara è stata caricata sulla federazione una settimana fa, e io ho fatto i permessi 10 giorni fa, quindi 10 giorni si può organizzare una gara. Allora ti faccio subito questa domanda, appuntamento al 2021? Sì, l'idea è quella del 2021, sperando che il Covid finisca, quindi di poter fare anche un percorso un pochettino più spettacolare, perché abbiamo anche un boschetto per le categorie più grandi, possiamo metterla in calendario prima, diciamo che il meglio anche di questa gara secondo me deve ancora venire, come direbbe qualcun altro.